terza edizione del Salone dell'Outdoor qui a Saluzzo, che ha il suo quartiere generale proprio al quartiere e caserma Mario Musso. Quest'anno tante le novità e tante le riconferme per questa terza edizione che si dimostra ricca. Ieri tantissimi gli studenti che hanno partecipato alle attività e hanno dato il via alle varie prove di tutte quelle che sono le attività che vengono presentate in questi 3 giorni e di tutta quella che è l'offerta formativa dell'Outdoor per il Monviso, per le terre del Monviso. Sicuramente le novità importanti quest'anno sono il fatto che siamo usciti dalle quartiere e arriviamo nel centro città con questo pump track che ha inaugurato giovedì pomeriggio e che resterà per 15 giorni in piazza Cavour, dove grandi e piccini potranno cimentarsi con bici, skateboard e monopattini su questo bellissimo percorso. Altra importante novità sicuramente il edizione del Boulder Festival, che parte stamattina alle 10 e vede oltre 200 atleti impegnati nello scalare edifici storici di Saluzzo, con la finale poi alle 17 qui al quartiere e le conseguenti premiazioni. Sicuramente spazio ai grandi e ai piccoli per una 3 giorni che speriamo sia accompagnata da questo tempo sempre. Parte dalla frequentazione delle montagne, delle colline, dei cammini che abbiamo fatto. Abbiamo visto aumentare di molto l'utenza a questi cammini, abbiamo visto soprattutto dopo il Covid che questo è diventato non solo un momento di svago, ma un momento salutistico. Abbiamo sempre detto che camminare è un farmaco a costo zero e soprattutto sosteniamo che il camminare, l'outdoor, sia diventato un momento di ricaduta economica importante per il territorio. Una fiera che non è solo un momento commerciale, è una grande agorà, una piazza dove si incontrano le varie realtà della montagna, della e outdoor, quindi non è solo più outdoor che si fa in montagna, ma su tutti i territori. È un momento quindi di orgoglio di tutti quanti negli ultimi decenni hanno creduto in questa forma turistica e hanno investito. C'è una parte enogastronomica, c'è una parte di materiale per l'outdoor, c'è una parte espositiva dedicata alle aree protette, ai luoghi dove si promuove l'outdoor. Ritengo quindi che questo sia diventato un momento di incontro, di collegamento, un momento in cui la gente si trova una volta all'anno, si scambia le opinioni e magari fa anche dei progetti. Questo è quanto volevamo fare con la Fondazione Amleto Bertoni quando abbiamo ideato questo momento.